Sicuramente uno dei fiori all'occhiello della campagna acquisti dell'Inter, Piotr Zielinski, arrivato tempo fa con Taremi, preso a parametro zero, l'ex centrocampista polacco del Napoli, che ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Noi abbiamo scelto uno stralcio. Andiamo a leggere allora le parole di Piotr Zielinski nel dettaglio. Eccole qua. Avevo altre possibilità, dice Zielinski, in Italia e all'estero, ma guardando le qualità dei giocatori dell'Inter e il modo in cui venivano messi in campo da Inzaghi, ho pensato che fosse il posto giusto per me. Il nostro è un centrocampo fra i migliori in Europa e adesso che sono arrivato io è ancora più forte. La Gazzetta precisa che mentre lo dice ride, ma se l'ha detto, lo pensa. Oltre allo scudetto, il sogno di tutti non può che essere la Champions League. Non è impossibile farcela per una squadra capace di arrivare fino alla finale e che possiede così tanta qualità. Max, a te lascio il primo commento. Allora, che abbiamo uno dei centrocampi più forti è vero, la Champions non è così facile, io sono sempre dell'idea che per le squadre italiane per molti anni, a meno che non succeda qualcosa di strano come è successo all'Inter nell'ultima finale, dove c'è arrivata e dove non ha sfigurato, però nel complesso secondo me ancora noi a livello proprio di gioco, di approccio in Europa non ci siamo, non noi come calcio italiano, proprio non ci siamo. In Italia è diverso, secondo me rimaniamo ancora la squadra da battere, col suo ingresso c'è stato un rinforzo in più, è vero che il centrocampo, come detto, è il più forte, io secondo me rimango sempre di un'idea mia vecchia che a destra abbiamo non una lacuna, perché non è un giocatore che ha fatto male, ma Dumfries non è quel giocatore, cioè non è l'Hakimi. Ecco, il punto è Che fa sempre la quello, differenza. dolente, non è la chimica a destra ti fa la differenza, è un giocatore che fa il suo, fa il compitino, ogni tanto sfodera la partita clou, però non è un giocatore di continuità, infatti la destra molto spesso Darmian entra in sostituzione di È vero. Dumfries. Per il resto ho visto questo Taremi che sembrava che si stava inserendo alla stragrande, ma purtroppo è arrivato questo infortunio a bloccare il tutto. Secondo te Oltretutto, questo infortunio può incidere in qualche modo non lo sul suo so, però dicono inserimento un paio per di settimane l'Inter? di stop. Ma non gioca Addirittura la prima, non è vero. Dovrebbe saltare la si prima, parla credo. di aver chiesto a Lautaro di rientrare con 2 o 3 giorni in anticipo. Quindi poi sento anche addirittura di andare su un'altra punta. Siamo troppo allarmati per un infortunio muscolare che dovrebbe risolversi in 14 No, giorni. beh, risolveresti tutto se andasse via Arnautovic, che Arnautovic, invece certo. ha deciso di mettere Invece radici a è Milano. notizia di oggi invece che va via Carboni. Va via però con un prestito con diritto di riscatto per il Marsiglia a 36 milioni di euro complessivi e contro riscatto da parte dell'Inter a 40 milioni. Inter che gli rinnoverà il contratto, gli ha rinnovato il contratto di fatto, manca solo l'ufficialità Fatto fino al bene. 2029. Quindi l'Inter continua a tenere, Max, Fa il bene. controllo del Fa bene giocatore. perché Valentin è veramente un giocatore forte, secondo me Marsiglia potrà far bene. Scaloni non per niente è innamorato follemente, se l'è portato in Coppa America. Ha bisogno di giocare, andrà a Marsiglia per questo. Nell'Inter non avrebbe potuto trovare molto spazio anche per la sua collocazione, perché lui è il classico trequartista o può giocare da esterno destro. Però fa molto bene l'Inter a tenerselo legato perché è un giocatore che nei prossimi anni ne sentiremo veramente parlare tanto, 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 perché è veramente forte. Furio, sulle parole di Zielinski, sicuramente è un giocatore che se Inzaghi riesce perlomeno a mantenere gli standard che ci ha fatto vedere a Napoli, è un ottimo rincalzo, se non un potenziale titolare, visto che Mkhitaryan comunque ha una certa Sì, età, eh. fra le tante follie del Napoli dell'anno scorso c'è stato anche quello di a un certo punto, dopo Natale, a gennaio, di emarginare Zielinski in una situazione di caos dentro Non e fuori convocato dal per la campo. Champions. Cioè io veramente certe cose non le Però ho capisco, capito, eh. però non lo capisci. Però là, mi state dicendo che Chiesa deve farsi un anno là No, no, nell'angolino. ma De aspetta. Laurentiis non convoca Zielinski per la Champions se non lo capisci. Cioè, Sì, ma è un po'. attenzione, stiamo parlando di un giocatore fondamentale in questo. Chiesa, te l'ho detto, non è per 2 anni, non ha dato quello che poteva dare. Zielinski ha fatto una sua scelta e secondo me
poteva starci, cioè emarginarlo totalmente, non lo fai titolare, però se lo utilizzi in certi momenti. Chiesa ha litigato con la Juventus e ha litigato a muso duro perché ci ballavano 2 milioni in più invece di 5-7 milioni. Zielinski ha preso, mi sembra senza, il De Laurentiis gli ha proposto il rinnovo, lui ha detto no grazie, però non c'è stato uno scazzo, ci sono stato sicuramente, poteva finire in un altro modo e non è finita. Però Zielinski, fra l'altro, è uno che non so neanche se ha preso un'ammonizione da quando era in Italia. Capisco che differenza c'è tra Zielinski che non accetta l'offerta del Napoli e Chiesa che non accetta l'offerta della Juve. Ma il problema è che Chiesa è andato a muso duro contro la Juventus, Zielinski no. È andato a muso duro. Giusto, hai ragionissimo. No, ma poi anche, è stato anche così. Il momento in cui Zielinski è stato accantonato. Marcello? Sì, no, assolutamente, cioè nel senso che Zielinski non si è scontrato, ha fatto una scelta, andava a parametro zero, ha voluto rinnovare, ma era disposto ancora a giocare e stava giocando bene. Come diceva giustamente Furio, il rendimento di Chiesa non è stato all'altezza, infatti ci vuole una bella faccia tosta dopo due stagioni così e un europeo giocato in quella maniera ad andare ancora a pretendere 7 milioni e mezzo dalla Juve. Io francamente, allora, o hai pianificato già tutto perché il tuo procuratore ti ha già detto quest'anno stai zitto, ti mi porto via perché devo farmi la commissione alta, devo farti andare in un'altra squadra, e mi sa che sta sbagliando un po', sta ciccando un po' le quote pure lui in questo momento, però se lo porta via a parametro zero si prenderà una super commissione a giugno prossimo. Però è una grandissima differenza quella tra Zielinski e Chiesa, perché Chiesa sta andando alla rottura e il fatto che stasera non stia giocando, non è stato nemmeno convocato, te lo dimostra, un amichevole puoi benissimo farlo giocare, no? E invece certo. Non lo fai giocare, vuol dire che proprio c'è uno scontro totale, te lo confermo questo scontro totale tra le parti. Pure stavi dicendo? No, il fatto è che, ripeto, Zielinski a me è piaciuto tanto e ha fatto anche la fortuna del Napoli. Sì, l'anno scorso Napoli. Stagione inguardabile. Però lui poi a un certo punto da gennaio in poi però anche fino a gennaio inguardabile come gli altri. Sì, ma inguardabile sono tutti Napoli. Certo, assolutamente. Quando cambi tre ci sono delle attenuanti, succede però. Di tutto. Comunque è sicuramente un ottimo, è stato bravo, bravissimo Marotta e il suo staff a prenderlo a zero, come a prendere il zero Taremi, e continuano su questa strada che ha dato dei grandissimi vantaggi all'Inter, e soprattutto è riuscito a questa politica è riuscita a mascherare fino all'ultimo le magagne della famiglia Zhang, che poi dopo, quando ha venduto l'Inter, si è venuto un po' fuori qual era veramente la situazione dell'Inter. Complimenti a Marotta e complimenti all'Inter, perché sono riusciti... Ha venduto, non ha venduto, pignorato, è diverso. Non ha venduto Zhang, sì, non pignorato. È stato espulso dalla società. Certo. Anche se gli interisti non vogliono usare questo termine. Ma è stato pignorato. Perché non dobbiamo usarlo, Marcello? È la verità, scusa. Ma scusa, tu non so. Sì, ma comunque, ma tanti con cui incontro mi dicono quando che sono tornati in Cina. È la verità. Quando sono tornati in Cina, padre e figlio hanno incontrato una situazione particolarmente difficile, proprio da un punto di vista personale. Quindi, evidentemente. Potevano vendere, ma bisognava sono pignorare. Lì hanno cercato di fare, adesso io non, dentro questa storia non so. Ma Marcello, secondo me, per arrivare a farsi pignorare, chissà cos'altro c'è sotto. Perché solo uno stupido arriva a farsi pignorare quando puoi vendere, cioè è troppo strano, dai, non ha senso sta cosa. Vabbè, ma io infatti vorrei tanto che si venisse a chiarire anche la situazione della Grand Tower, che era la società madre, no? Capire se c'è stata continuità aziendale oppure no. Vorrei tanto saperlo, vorrei tanto capire cosa ha fatto Lion Rock. Perché entrate e uscite nessuno ha voluto rilevare questo a livello di Covisoc. Vorrei tanto capire tante cose che però no, purtroppo io, signor Gravina, lo dico Gravina scapito sulla, mio, sull'Inter non però. Interessa granché, signor Gravina non interessa, comunque, la federazione non interessa una cosa comunque lì. Marotta è stato bravo anche a prendere i giocatori a parametro zero quando già si vociferava che la situazione dell'Inter certo, era piuttosto complicata, sai, certo, vai lì ma dice certo, ma ha prevenuto, ecco.
molto molto bravi, e Zielinski, ripeto, è stato scelto come presidente Marotta. Vabbè, non è stato scelto a caso. Sanno che sa tutta la situazione, è l'uomo di fiducia di Okitree. Certo. Che prima o poi venderà, non so, tra 1, 2, 3 anni, non so quando venderà, quando avranno lo stadio, non lo so, però hanno scelto l'uomo più scafato e di fiducia che c'era all'interno della società. Io lo vorrei al capo della federazione, ovviamente, Marotta. Ah, al posto di Gravina di sicuro. Max, anche domani mattina. Mi sembra che voi tifosi interisti foste affezionati a Zhang, no? Anche per come lui si poneva in modo molto giovanile. Sì, al di là di poi so tutto con quello che è successo, vabbè, comunque ha portato la squadra a un livello alto e su quello non possiamo dirgli niente, penso che nessuno possa dirgli niente. Ha scelto i dirigenti giusti, li ha scelti lui, credo, no? Quindi certo. È stato bravo anche in quello. E poi tutto il resto a me dispiace per lui, perché pare che dispiace per lui, pare che si voglia comprare un'altra squadra in Portogallo a 80 milioni. Auguri. Auguri alla squadra in Portogallo, infatti, che si prenderà zero. E allora sei dei conti. Tanto lui si fa prestare i soldi, mica mette i suoi, si fa prestare i soldi. Che l'Italia è riuscita a condurre, a gestire una grandissima società con i soldi in prestito, gliel'hanno consentito. No? Vedremo se in Portogallo faranno altrettanto. Certo, al di là di questi dico sì, assolutamente sì, perché ci ha portato a un livello, ci ha portato a una finale di Champions, ci ha portato a un livello alto, certo. Ha costruito una bella macchina e come ripeto, forse più dei giocatori, più degli allenatori, è riuscito a portare i dirigenti, le persone giusti, che non sono poco. Che poi anche senza sapere ovviamente tutta la storia, arrivando dalla Cina, con la mossa di Marotta è riuscito a fare la grande Inter e a demolire o comunque mettere in difficoltà la Juventus. Perché da quando, giusto Marcello, da quando Marotta ha lasciato la Juve non è stata più quella Juve vincente e convincente. Certo. Senza Marotta ha vinto ancora degli scudetti, senza Marotta. La vera tragedia è stata nel momento in cui hanno cercato di andare oltre le proprie possibilità e hanno fatto gravi errori, cioè nel senso che Prisma, la faccenda Prisma nasce anche per degli errori che vengono fatti da Paratici e Andrea Agnelli. Poi chiaramente la federazione ci ha inzuppato il biscotto in questa situazione, certo. Ci ha inzuppato veramente il biscotto per far del male alla Juve. Poi loro gli errori li hanno fatti, però hanno pagato più di quello che avrebbero dovuto pagare. Max, sappiamo che l'umore dei tifosi è sempre malleabile, no? Mm-hmm. Ci si esalta o ci si deprime nel giro di un secondo, però mi pare che siano un po' in ribasso le quotazioni di Thuram nel cuore dei tifosi dell'Inter, perché il finale di stagione l'anno scorso non è stato fantastico. Daccelo! Eccezione fatta per il gol al Milan nel derby. Mm-hmm. All'Europeo non si è visto assolutamente e adesso c'è grande esaltazione per Taremi. Ti dico che sono tanti gli interisti che sostengono che la coppia d'attacco titolare debba essere Lautaro Taremi più che Lautaro. Meglio che cambiano squadra, non lo so da dove arriva. Cioè, ragazzi, nel calcio ci sono anche situazioni dove un giocatore si trova, ci sono delle alchimie che si creano e si trova la perfezione in una squadra, in un ingranaggio, in un contesto. Magari lui nella Francia, in un contesto dove non si trova, ma a livello di gioco, perché c'è la prima punta. È un contesto dove non si gioca. All'Inter ha trovato la sua collocazione. Adesso da qua a voler Taremi titolare per 4 gol in amichevole, per carità, sì, si è mosso bene, ma a che ritmi? No, assolutamente, la coppia titolare d'attacco rimane Thuram Lautaro con Taremi, che è una grandissima alternativa. Poi magari, attenzione, quando è arrivato Thuram all'Inter, chi si aspettava questo tipo di giocatore? Nessuno. Io per primo, quando è arrivato, ho detto sì, farà 5, 6, 7 gol, farà qualche... Ma sì, non sì, il giocatore che ha overperformato. Sì, quindi potrebbe succedere Taremi, come potrebbe essere che Taremi non fa neanche un gol. Però adesso a dire, preferiamo, io non so chi sono questi tifosi, me lo farei dire, preferiamo Taremi a Thuram, quando ancora non hanno visto niente... Te li presenterò. Perché presentalo, perché non mi possono venire a dire che al momento Taremi si sia scontrato con quello che è il vero calcio italiano, cioè il Pisa. No, però ha giocato in Champions League nel Porto, cioè non è che arriva dal... No, capito, no, va bene, ma lasciamo perdere quello che è stato, dobbiamo stare qua in Italia adesso, deve scontrarsi col calcio italiano. Tu dici, Thuram ha dimostrato, lui Thuram non ancora. Per adesso l'ha dimostrato avendo quella pausa sul finale, però trascinando comunque la squadra tutto l'anno. Certo. Oltretutto, ricordiamo, il derby sul finale molto bello, ma trascinandolo oltre che sul campo anche fuori, con la sua allegria, col suo modo di fare, col suo modo di stare con i compagni, che non sono da sottovalutare. Quindi le situazioni sono tante.
Al momento io ti dico, dire Taremi al posto di Thuram, anche no, assolutamente. Di sicuro non gli è andata bene con questi infortuni a Taremi, se voleva provare a scalare qualche esatto, posizione. Esatto, però io, non ho, se fossi al posto di Inzaghi, proverei di più la coppia Taremi-Thuram, pensando che, per carità, ha dei record di resistenza, è buon per lui Lautaro, però magari con tante partite, passando anche il tempo, probabilmente fuori, ci potrebbe essere anche questa coppia, ma vabbè, che farebbe, certo, sarebbe soltanto per il turnover, non di più. Certo. È meglio provare Taremi Thuram. Ma assolutamente sarà un cambio che Inzaghi farà, però io adesso ripeto. Comunque il giorno in cui vi scocciate, io non vedo l'ora di creare la coppia TNT alla Juve. La TNT. Il fratello. Senti, la TNT alla Juve. Ma vi chiedo, Juventini interisti, come avete preso le parole di Lilian Thuram, padre, quando ha rivelato come Kefren sia andato nella squadra più importante d'Italia? E ci ha giocato. Ha avuto poco tatto? Ma no, considerando che il figlio gioca anche nell'Inter, ma ragazzi, queste cose qua a me io la penso, queste cose qua non mi ci attaccherei neanche. Ci ha giocato la Juve, comunque adesso c'ha l'altro figlio nella Juve, è giusto così. Finché il figlio della Juve non c'era, lo vedevamo in San Siro all'Inter, era in mezzo al campo a festeggiare lo scudetto. Anzi, forse lì, se fosse stato Juventino, me la sarei preso più da quella parte. Quando erano a vederlo bambini, in mezzo al campo a festeggiare. I due Thuram piccolini erano tutti e due della Juve. Quindi voglio dire, attaccarsi a queste cose. Io li ho visti. Attaccarsi giocare, a queste cose mi sembra. All'isola pedonale. Lì il fatto è che comunque. Dovevi proporti che come procuratore, Marcello, di Carpe Diem. C'era già il papà. Dire che il padre. Io vi ricordo. Ricordo solo che il papà ha la stella allo Juve Stadium. Ma sì, ma è giusto, Marcello, ma è giusto. Ci mancherebbe. Ma è anche giusto quello che abbia detto. Io penso che lui rimanga affezionato e attaccato alla Juve, quindi non ci vedo niente. Secondo me è proprio tifoso, perché si è capito, si è visto che si è trovato benissimo. Ma infatti ricordate quando ci fu la scenetta a fine quando ci vinse lo scudetto l'Inter, che c'erano i festeggiamenti, sì, chi non salta la maglia, scesero in campo, fecero il coro chi non salta Juventino è, il ragazzo si è messo a saltare e il padre gli ha dato la sberla. Sì, no? Ma è stato un siparietto, però è stato bravo anche lì, perché è stato un siparietto simpatico, Marcello. Non ha avuto niente di. Quindi anche su queste dichiarazioni non ci trovo niente cose proprio. Ma scusate, io ho avuto in squadra Boninsegna, Roberto Boninsegna. Lui è rimasto interista, ma è stato un grandissimo alla Juve in quei tre anni che l'abbiamo avuto. Certo. Sostituì un altro mito come Anastasi, cioè fece tre grandissimi campionati. Certo. Vinse con la Juve e diede il massimo. Io sono affezionato a Bonimba, certo, anche se riconosco che Bonimba è un cuore nell'azzurro.